Penultima di campionato amara per la formazione Cremisi, che viene sconfitta per 2-1 nel derby con il Porto Recanati. In vantaggio la formazione Cremisi nel primo tempo, poi in un secondo tempo dove nel momento migliore del Tolentino è arrivata la rete del Villa Vittoria della formazione arancione allenata da Matteo Postanzini. Quindi una sconfitta che però non pregiudica il buon campionato fatto dal Tolentino fino ad ora, che mantiene 50 punti in classifica nell'attesa di dover affrontare nell'ultima di campionato la formazione delle Pirenze Cascinare, che invece è ancora alla ricerca di punti preziosi per la permanenza nel campionato regionale d'eccellenza. Fuori per l'indisponibilità Mercuri e Cinotti, squalificato nel Tolentino, mister Aldo Clementi conferma ancora il consueto modulo del 3-5-2, pur non avendo a disposizione Bergamini, che è stato mandato in difesa, e quindi come difensore quest'oggi era stato schierato l'under Fede. Dicevamo appunto, al nono viene servito Frinconi all'altezza dell'ischetto dell'area di rigore, prova ad impattare di piatto ma mette il pallone sopra il montante della porta difesa dal Fatone. Al 14° punizione per gli arancioni, batte Strano, respinge Carnevali in angolo. Al 17° cross di cento per Garzia, che prova di testa ma in qualche maniera c'è la parata e la deviazione di Carnevali. Al 21° invece il cross di Mandorlini, prova la conclusione Giovagnoli con il pallone che però finisce al lato. Al 34° invece c'è un colpo di testa di Elias Antoni che devia fortunatamente Ruggeri e la palla finisce in angolo. Al 35° invece l'occasione più ghiotta per i padroni di casa, c'è una conclusione di cento che è scattato sul filo del fuorigioco, la sua conclusione va a finire sul palo alla destra dell'estremo difensore Cremisi Carnevali, senza che lo stesso possa intervenire appunto sulla conclusione del numero 7 della formazione arancione. Poi al 38° invece praticamente c'è una ripartenza veloce del Tolentino, un rilancio di Nardini all'indirizzo di Iori, che mette il pallone all'indietro per il numero 10 Cremisi Canuti all'altezza della linea che delimita l'area di rigore, un paio di metri in avanti, e poi a girare il pallone viene insaccato alle spalle di Fatone, e quindi si chiude con il risultato di 1-0 in favore del Tolentino la prima frazione di gioco. Al 7° del secondo tempo invece il pareggio dai padroni di casa, c'è una punizione in favore appunto del Porto Recanati, la va a battere direttamente Gasparini, che pennella un assist per la testa di Leonardi, che impatta quindi per il risultato di 1-1. Al 29° si ritrova il pallone Caporaletti al limite dell'area, prova la conclusione di controbalzo e finisce sul fondo. Il Tolentino cerca in questi ultimi minuti di spingere, mantenendo costantemente una predominanza territoriale nella metà campo e nella formazione del Porto Recanati, ma al 38° su un capovolgimento di fronte sulla sinistra, Davide Gasparini, che era entrato poc'anzi, riesce ad imbeccare Brandolfi, che scatta sul filo del fuorigioco ed urla la marcatura dei Fede, e riesce a quindi a superare ancora una volta l'estremo difensore Cremisi Carnevali per il 2-1 finale. Fatone, il portiere del Porto Recanati, si guadagna anche la presenza e il meritato voto al 46°, quando praticamente su una forte conclusione del numero 11 Cremisi Nardini riesce a mettere in angolo. Quindi vittoria in favore del Porto Recanati e Tolentino che rimane a 4-50 in classifica. Allora, mister Postanzini, partita sofferta, ma alla fine la tua formazione ha portato a casa 3 punti. Sì, penso una bella partita. Non c'era l'assillo del risultato, quindi... Sì, ma penso che anche all'andata, quando c'era il risultato era molto più importante di oggi, penso che abbiamo visto una bella partita, quindi ma è normale quando ci sono due squadre che si affrontano per prevalere sull'avversario, non per speculare sul risultato, quindi sapevamo che Tolentino giocava in questa maniera, noi anche, quindi è un piacere incontrare le squadre del mister, perché poi vengono sempre fuori belle partite. Allora, mister Clementi, dicevamo una partita che non aveva più nulla da dire per questa stagione, però il risultato penso che alla fine sia un pochettino stretto. Ma guarda, che non aveva sicuramente ai fini della classifica non aveva più niente, però credo che entrambe le squadre volevano il risultato pieno, e abbiamo onorato al massimo questo impegno. Io e tutta la squadra, tutta la società, ci tenevamo a mantenere quella posizione di classifica, quindi in un obiettivo grande che poteva essere quello dei playoff, ci sono anche piccoli obiettivi intermedi. Oggi era importante vincere questa partita. Ci abbiamo provato, poi quando incontri avversari che la mettono sul tuo piano e ti battono, devi accettare l'esito del campo.